Camminata rosa da record, l'esercito del dottore Carlo Iannacce ha affollato le strade di Mercogliano e d'Avellino come ogni anno per il quinto anno e cresce anno dopo anno, come la consapevolezza che la prevenzione è l'unica cura contro il cancro. Una prevenzione che da quest'anno parte prima dai banchi di scuola grazie al progetto di Amalia Carbone, preside illuminata della Solimena. La dirigente, con il dottore Carlo Iannacce, anima e motore della rete salvifica delle AMDOS e delle AMOS Irpine, hanno messo in piedi insieme il progetto e così giovanissimi e giovanissime studenti delle scuole medie hanno marciato con le 6.000 donne AMDOS e AMOS. È una giornata importantissima per noi perché è il risultato di tutto il lavoro di questo periodo. E poi la cosa più bella in assoluto, oltre questo della borsa di studio, sicuramente è una cosa lodevole, è vedere questo passaggio di consegna che dalle signore operate passa ai ragazzi della scuola. Quindi questo è il messaggio più importante, perché la prevenzione deve nascere dalla scuola. Quindi quale messaggio migliore? Quello del passaggio di una consegna di un simbolo, quale che può essere uno striscione, però è importante. Loro, i ragazzi, porteranno a casa un ricordo importantissimo di una giornata che magari ritornerà spesso nella loro mente. Quindi questo è il messaggio più importante, un messaggio che deve ritornare sempre, nel tempo, e continuare. Preside, prevenzione è un progetto a scuola per insegnare ai più piccoli a fare appunto cura, prevenzione e controlli molto molto presto. Assolutamente sì, diventa indispensabile considerata la complessificazione progressiva della nostra realtà. Fin da piccoli a scuola si apprende la cura di sé, l'amore, la salvaguardia, il rispetto di genere, cosa che porterà questi giovani allievi ad essere persone capaci di cittadinanza attiva che sia, portatrice anche di cuore e anima. Commoventi le parole delle ragazzine e ragazzini che hanno capito e colto il senso autentico della prevenzione. Come ti chiami? Andrea. Quanto è importante la prevenzione? Molto, direi. È importante perché cioè, è meglio curarsi prima, invece che poi dover subire una grave malattia poi. Quindi andare a fare la prevenzione è importante. Sono bravissima. È importante molto la prevenzione perché serve per la vita. Direi sempre che si deve fare la prevenzione, anche tu sarai una donna, comincerai presto a fare tutti i controlli. Penso di sì, perché conosco una persona che purtroppo ha un tumore e penso che la prevenzione sia importante, ma quello che è più importante è il coraggio di tutte le donne che non hanno paura di affrontare questa malattia. È importante fare la prevenzione. La manifestazione ideata dalle AMDOS e AMOS locali, le associazioni delle donne operose e operate al seno con il coordinamento del noto chirurgo, ha fatto registrare numeri straordinari. Oltre 6.000 le persone che si sono adunate a Viale San Modestino a Mercogliano per dire che dal cancro si può guarire, che di cancro non si muore. Un vero e proprio grido di battaglia e di speranza per la vita. Oltre 500.000 le persone che sulle dirette social hanno seguito il grande evento che anno dopo anno cresce per numeri ed emozioni. Quest'anno abbiamo proprio sbancato tanto, la gente ci crede in noi e con la prevenzione si vince su tutto. La prevenzione è vita. Per tutte le donne. Il messaggio è proprio invitare le donne a curarsi di più, ad interessarsi alla propria salute, non soltanto a quella degli altri, e a fare dei controlli programmati che davvero, io posso dichiararlo perché ci sono passata, può salvare la vita. Io sono qua per la prevenzione, grazie alla prevenzione si vive, si può superare il cancro tranquillamente, la prevenzione sempre. Perché la marcia, la camminata rosa, è solo il momento conclusivo ogni anno di questa grande maratona che va avanti tutti i giorni dell'anno con prevenzione e appuntamenti nei paesi. Ed ecco dunque l'importanza dell'azione portata avanti dal dottore Carlo Iannacce, dalle AMDOS e dalle AMOS. Un impegno testimoniato in numeri. Vita e realtà. Oggi è uno spettacolo unico. Quanto è importante la prevenzione, quest'anno siete migliaia di più. Tantissime, siamo contente. Veramente un ottimo risultato e questo per noi è tanta gioia. Tante storie in marcia, di cancro non si muore, l'associazionismo salva la vita. Sicuramente, la prevenzione salva la vita, è oggi il messaggio che vogliamo dare. E si può vivere, si vive.
A questi numeri è stato possibile arrivare grazie all'attività che vede le volontarie al lavoro 365 giorni all'anno e fanno rete con le altre realtà operanti sul territorio, a cominciare dall'ASL Avellino, dall'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati. Anche gli uomini marciano, non solo donne! Lei è rosa oggi, perché? Una cosa bella, è sempre una cosa bella. Ottime queste cose. Tanti uomini in marcia, non solo donne vestite. Oggi è la prima volta che vengo, è stata un'esperienza grandissima. È stata una cosa veramente bellissima. Ogni anno la farò con tanto amore. E siamo noi, basta guardarci e siamo un inno alla vita. Si deve lottare sempre e comunque. Era a San Giovanni Rotondo, alla veglia di Padre Pio. E poi sono ritornata che erano le 4:30 a casa e alle 7 siamo partiti per fare. Ed è la prima esperienza, la prima volta che vengo a questa giornata. Bellissima, una bella esperienza. È vero, è stato bellissimo. Un po' il tempo ci ha aiutati perché il caldo riscalda i cuori e quindi riscalda anche le persone. La prevenzione è vita a tutti i livelli. Io ne sono una testimonianza di 15 anni dopo la malattia ed è una cosa bellissima. Questa camminata rosa è destinata a crescere sempre di più. Toccante il messaggio del vescovo Arturo Aiello, che ha celebrato la messa nella chiesa del Rosario. Ringrazio Amdos Amos che propongono, ripropongono questa marcia come inno alla vita e come gesto di ribellione verso la rassegnazione della malattia. E ci disponiamo a chiedere l'aiuto del Signore per chi è ammalato, per chi può scoprirlo, per chi è in terapia. E in qualche maniera siamo tutti in questa, rientriamo tutti in una di queste categorie. Basta essere uomini e donne per invocare l'aiuto del Signore. Una donna in lotta col sorriso, perché con le Amdos, con le Amos, col dottore Iannace, oltre la cura c'è l'associazionismo, che è importante per trovare anche un punto di confronto con persone che hanno attraversato lo stesso percorso. Sì, l'importante è la prevenzione, dobbiamo sorridere sempre e combattere questo mostro sempre con il sorriso e siamo forti, vinceremo. È una cosa fondamentale avere un atteggiamento assolutamente positivo nei confronti di questa malattia. Il dottore Iannace è bravissimo, non ho parole per descrivere il suo amore per il suo lavoro che ci ha trasmesso giustamente, quindi combattiamo sempre. Sì, credo che si sia in qualche misura anche superato il messaggio della prevenzione. Credo che sia stato il primo step dell'iniziativa del dottore Iannace. Io credo che in questo momento l'aspetto più interessante di questa manifestazione sia il senso di comunità tra le donne che sono state colpite dal tumore al seno. Oggi è un grande fiume rosa, dalle 9 c'è stata una partecipazione incredibile. Ho sentito numeri che superano le 6.000 presenze, che è un record assoluto, fa tantissimo piacere vedere tutte queste persone, donne e anche uomini, perché oggi si comincia a parlare anche per fortuna di tumore del seno anche nei maschi, è una cosa anche quella importante, meno frequente ma anche quella importante, quindi ho visto tanti più uomini delle volte precedenti e mi fa tanto piacere. La Gambone è l'immagine dell'impegno solidale per fare prevenzione, per fare ricerca, un messaggio per le donne. È giusto che ci si deve essere sempre compatte, lottare e sempre non perdere mai la speranza, perché grazie alle ricerche abbiamo tutto, se no altrimenti questi petali che oggi sembriamo petali di rosa vanno via così come al soffio di un vento. Carlo Iannace, l'importanza quest'anno è quella dei bambini, la prevenzione parte prima con questa iniziativa che vede un progetto scuola davvero importante. Il testimone che sta della prevenzione che passa dalle signore alla gioventù, il futuro, il nostro futuro, Pink Future, come abbiamo scritto anche negli inviti, nelle magliette, ed è qualcosa di sorprendente. Se loro capiscono questo messaggio può darsi di avere un mondo migliore. L'associazionismo, volano i palloncini fra poco, tante persone che purtroppo, questa marcia dedichiamo anche a Michelina, a tante guerriere che purtroppo non ce l'hanno fatta. Noi purtroppo abbiamo avuto tante persone che ci hanno lasciato, ma sono sempre con noi, sono i nostri ricordi. E Michelina è una di tante, di quelle persone che hanno lasciato un pezzo di vita comune. Rimarranno sempre con noi perché loro hanno veramente dato qualcosa e ci hanno dato un ricordo che sarà indelebile nei nostri pensieri. Dottore, avete esagerato, quest'anno siete quasi 8.000 persone, davvero una marcia che cresce, vi guardavano da tutta Italia.
E sì, infatti la cosa più sorprendente adesso con i social si è mondiale in altro poco, perché ci hanno raccontato che da Boston ci stanno seguendo, ed è la cosa da New York pure, ed è la cosa più bella, è riuscire a trasmettere questa emozione anche lontano, e perché il nostro mondo è oramai globalizzato, noi siamo il mondo, quindi comunque anche loro saranno sicuramente più vicini, in questo modo di avere un abbraccio a tutti, come diceva il Vescovo l'anno scorso. La rivoluzione rosa di Jannace arriva a New York, un messaggio spot per dire a tutte le donne che la guardano da tutto il mondo quanto è importante la prevenzione, in poche parole. E solo se uniti si vince. A me è proprio la prevenzione che voglio lasciare questo messaggio a tutte quante voi. La prevenzione, oltre che a salvare la vita in molti casi, ma in altri casi la allunga e la fa vivere meglio. Quindi chiedo a tutte quante voi sempre di informarvi, di prevenire, e che prevenire è meglio che curare. Un bacio a tutte e forza Camminata Rosa, forza Carlo Jannace. Signora, posso? Signora, quanto è importante la prevenzione? Lei da dove viene? Da Via Nespino. Si lotta, si marcia, ma non bisogna mai perdere il coraggio? Sì, sì, non si deve mai perdere la speranza. Il dottore Jannace quanto è bravo anche nel... Bravissimo in tutte le cose, sì, sì. La prevenzione è la necessità per le donne che hanno sempre poco tempo per controllarsi, per curarsi. È una giornata particolare anche per riflettere? Sì, una giornata emozionantissima, grazie al dottor Carlo Jannace, nostro motore per tutto, alle varie associazioni che si sono create intorno a lui, tante volontariate, perché si parla di volontariato. E vabbè, sì, viviamo quel momento che non è bello nella vita delle nonne, però così con l'unione, con la gioia, lo sopportiamo un poco malcomune, mezzo gaudio. La prevenzione è la necessità per le donne che hanno sempre poco tempo per controllarsi, per curarsi. È una giornata particolare anche per riflettere? Sì, una giornata emozionantissima, grazie al dottor Carlo Jannace, nostro motore per tutto, alle varie associazioni che si sono create intorno a lui, tante volontariate, perché si parla di volontariato. E vabbè, sì, viviamo quel momento che non è bello nella vita delle nonne, però così con l'unione, con la gioia, lo sopportiamo un poco malcomune, mezzo gaudio. Grazie. Franco Mazza, una persona attivamente impegnata in quella che è la lotta all'inquinamento, inquinamento che porta al cancro, oggi l'inno alla vita della prevenzione di Jannace. Certo, la presenza così numerosa stamattina, ma come sempre voglio dire, a questa manifestazione è importante per sottolineare l'importanza della prevenzione, del lavoro che fa il dottore Jannace, ma anche tanti altri colleghi impegnati in prima linea fanno nella diagnosi e nella terapia di questa patologia. Io sono qui anche per sottolineare l'importanza sì della diagnosi precoce e della prevenzione primaria, ma della prevenzione secondaria, ma anche della prevenzione primaria, cioè della consapevolezza che dobbiamo avere che noi siamo il risultato di quello che respiriamo, di quello che mangiamo e di quello che beviamo. Quindi c'è da fare un grande lavoro da questo punto di vista nella riduzione dei fattori di pressione ambientale sulla nostra salute. È una grande sfida che abbiamo tutti, a cominciare appunto dai medici. A chiudere la giornata contro il cancro, il consueto lancio dei palloncini rosa per ricordare chi non c'è più. In tanti hanno annotato il nome di chi è volato in cielo, stroncato dal cancro, come il nome di Michelina Venezia, donna simbolo della lotta contro il tumore, che ha lottato da guerriera fiera e solare contro la malattia. Oggi questo palloncino è speciale, ci ricorda Michelina, Michelina nel suo negozio, Michelina il coraggio di lottare per anni. È vero, ci ha insegnato molto e questo è in suo ricordo, volerà fino a lei lassù. L'anno scorso era con noi, marciava con la carrozzella, però alla fine anche oggi è qui con noi. Anche oggi è qui con noi, assolutamente, ma rimarrà con noi perché davvero ci ha mostrato come combattere, come continuare a vivere malgrado tutto. Aspetta. Signora, tanti nomi sui palloncini, un ricordo anche che per chi purtroppo non ce l'ha fatta, però c'è lì. Mia madre, parecchi anni fa. Adesso è toccato a me,
stiamo a buon punto, buon livello, stiamo bene. Quello di oggi è un inno alla vita, un inno al coraggio, un inno alla speranza. Soprattutto alla speranza, perché non bisogna mai perderla. Si combatte, si vince, ma soprattutto con tante ragazze, tante donne come noi, che comunque abbiamo combattuto e abbiamo vinto.